siamo a Sanremo. Protagonista indiscusso del Festival 2023 è tornato a trovarci per la seconda volta, Tananai. Ciao, ciao a tutti, sono contento. Ciao a te, intanto. Sono contento di essere qui. Com'è andata ieri sera? Ma bene, devo dire che non mi aspettavo tutto quell'affetto da parte del pubblico in sala e poi mi sono arrivati dei messaggi bellissimi, quindi sono felice di Tipo il primo messaggio? Il mio messaggio, vabbè, da parte di mia mamma, mio papà e mia sorella, che mi hanno scritto: ah, stiamo tremando, sei stato bravissimo. Che quindi bello. Quello. Loro sono super fan, ovviamente, cioè support. No? No, sì, certo. Sì, sì, ho detto sì. No, come? Sì, sì, sì. Beh, quarto posto è importante. Allora, ovvio che questa è ancora una classifica generale, ma parziale, perché siamo solo alla seconda serata. Però, cavolo, cioè, il quarto posto. Sì, non, mi vengono un attimo i brividi mentre lo dici. Anche ieri non ci credevo, devo dire la verità. Sono così, inebetito, ecco. Incrociamo le dita. È tutta ancora da giocarsela. Stasera c'è un'altra serata, domani duetti, poi parleremo. Adesso vogliamo sapere della tua canzone Tango, perché è una canzone importante che hai detto non parla esattamente di te, ma hai preso spunto da un'altra storia. C'è anche un videoclip molto molto forte. Sì. Diciamo che appunto Tango parla della storia di Maxim e Olga, che sono due ragazzi ucraini costretti appunto a stare separati per via del conflitto, che è l'ultima delle distanze forzate che ci si immaginerebbe, no? Quando si sta con qualcuno, eppure succede ancora nel mondo. E quindi, ecco, una volta che mi è stata raccontata questa storia, ho sentito proprio la necessità di parlarne, di mostrare le cose come le vivono loro. È una cosa che mi piace tantissimo del video, comunque, che in quella situazione riescono a mandarsi dei video, messaggi. Il video è tutto costruito con robe che si sono inviate davvero. Davvero? Non hanno, sì, è tutto vero. Wow. Tutti ci hanno dato accesso ovviamente ai loro materiali, ce l'hanno mandati perché volevamo che fosse la storia più vera possibile, non volevamo niente di artefatto, ecco, quindi diciamo ci teneva a tornare per mandare, no, questo messaggio di pace, di speranza, perché alla fine dal loro sorriso si vede quanto davvero sperino che arrivi un lunedì e che possano tornare insieme. Bellissimo. Tra l'altro, vabbè, tu hai ovviamente parlato di una storia a distanza agli estremi, perché è il momento guerra, non è che si vive tutti i giorni, per fortuna, e speriamo che finisca il prima possibile. Però la distanza è un qualcosa di veramente romantico, molto distante anche dal messaggio che hai mandato l'anno scorso, invece, un pochino più leggero. Sì, 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 assolutamente più leggero, e ci credevo allo stesso modo, nel senso che per me l'importante, soprattutto quando vai davanti a praticamente tutta Italia a portare la tua musica e la tua idea di musica, essere il più fiero di te possibile, no? E di rappresentare davvero quello che sei in quel momento. L'anno scorso volevo portare proprio quello, spensieratezza, gioia e puro fancazzismo, se vuoi, perché venivamo da 2 anni brutti, eccetera, volevo portare un po' di basta. E adesso che le cose sono tornate alla normalità, ho avuto modo appunto di guardarmi un po' più dentro e di guardare anche all'esterno in maniera più lucida, e quindi ho voluto portare questo messaggio. Quindi avevo qualcosa da dire, sono contento di poterlo dire su questo palco, altrimenti non ci sarei tornato, perché visto come è andato l'anno scorso, L'anno scorso è andata benissimo, hai dimostrato che alla fine arrivare ultimi porta una fortuna pazzesca, perché quest'anno hai spaccato tutto, dai, anche l'ultimo tuo pezzo Abissale lo stiamo suonando tantissimo in radio, piace. Quindi. Grazie, 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 mi fa piacere. È così, lo sai. Senti, e invece venerdì sera, serata importante, ci sono i duetti e tu canti con Don Joe. Io canto con Don Joe e Biagio Antonacci. Wow. Sì, vorrei cantare come Biagio con due che per me appunto sono stati i miei idoli fin da bambino, perché Don Joe, quando è arrivato con i Club Dogo, mi ha ispirato tantissimo proprio a livello di produzione. Biagio, che te lo dico a fare, cioè trovami una persona che non vorrebbe essere come lui. Quando ascoltavo Vorrei cantare come Biagio, volevo anch'io cantare nei Palasport e firmare autografi ai fan, no? Quindi
adesso sono contento che da maggio appunto realizzo questo mio sogno di cantare nel Palasport e realizzo anche il sogno di poter fare quella canzone con lui sul palco. Ci divertiremo un sacco. Farete del casino. Assolutamente sì. Dovremmo sognare. Non vediamo l'ora di ascoltarvi. A questo punto in bocca al lupo, perché sono altre 3 serate impegnative. Ti auguriamo di scalare ancora di più la classifica. Ma sì, speriamo. Grazie mille, Tananai. Grazie a te. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.